Tango. Ben ritrovati con una nuova edizione del TG Padova. Anche quest'anno l'Europa torna in piazza. Nonostante la difficile situazione post-pandemia, non mancherà infatti l'abituale appuntamento con una delle più attese manifestazioni di Prato della Valle. La data prevista per l'allestimento della 16ª edizione del grande mercato europeo con oggetti di artigianato, prodotti tipici, profumi e specialità dal mondo è il 30 di agosto. Per 3 giorni, fino al 1 settembre, 130 bancarelle offriranno l'opportunità di degustare pranzi e cene multietnici nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, dando anche la possibilità ai visitatori di acquistare prodotti tipici da tutto il mondo. Dai gustosi waffle dal Belgio ai dolci tipici della tradizione americana come pancakes, muffin e cheesecake, fino ai churros spagnolo e ai würstel tedeschi e tanto altro ancora. Un percorso gastronomico pronto a soddisfare i gusti di grandi e piccini. Ma sentiamo ora l'intervista a Ilario Sattin, presidente di FIVA Ascom Padova. Sì, è completamente diversa perché cerchiamo di impostare tutto sulla sicurezza. Cioè, il Covid ha cambiato le abitudini, anche noi dobbiamo cambiare le nostre abitudini per quello che riguarda il fare le fiere e fare i mercati. Per quello che riguarda, per quello che riguarda l'Europa in Prato, noi abbiamo già pensato e abbiamo già diminuito gli operatori. L'anno scorso erano circa 170, quest'anno saranno 120. Questo perché assolutamente per privilegiare, diciamo, la sicurezza, avere spazi più ampi, più possibilità per la gente di non fare assembramenti. L'altra cosa è che, come dicevo, all'interno ci saranno gli operatori stranieri sono già in Italia da diverso tempo, sono più di 14 giorni che sono in Italia e di conseguenza chi opererà nell'Europa in Prato sarà assolutamente sano e cercherà assolutamente di mantenere la sicurezza e tutto quanto, perché diciamo noi siamo apripista per quello che riguarda i mercati europei, siamo il primo mercato che riparte adesso e dopo di noi ce ne saranno altri 9, andranno a finire a novembre e sarà l'ultimo che verrà fatto a Biella. E continuano a pieno ritmo i lavori nei cantieri di via Nicola Tommaseo e piazza De Gasperi. Il vice sindaco Andrea Micalizzi ha confermato questa mattina che i lavori di via Tommaseo saranno ultimati entro il 9 di settembre e che non saranno effettuate ulteriori modifiche alla viabilità dal momento in cui le attuali deviazioni hanno permesso di defluire il traffico in maniera del tutto efficace. Per quanto riguarda invece piazza De Gasperi, la conclusione dei lavori è prevista per fine anno. Torniamo ora a parlare dei danni causati dalle forti perturbazioni degli ultimi giorni. Dalle 19 circa di ieri, lunedì 24 agosto, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con 8 squadre tra personale permanente e volontario a Cortina d'Ampezzo per contenere i danni causati dal violento temporale che si è abbattuto sulla cittadina nel tardo pomeriggio provocando numerosi allagamenti. Alle 22 si erano già registrate oltre 50 richieste di soccorso alla sala operativa del 115, soprattutto per prosciugamenti e strade invase dai detriti. Alle 9.30 di questa mattina invece l'intervento dei vigili del fuoco è stato necessario sul Bacchiglione a Noventa Padovana, dove 2 scout canoisti, uno di 17 e l'altro di 27 anni, erano rimasti incastrati con i kayak nel rullo della chiusa. Fortunatamente i 2 giovani non sono rimasti feriti, anche grazie alla tempestiva collaborazione del personale Spero Alpino Fluviale. Hanno lavorato per tutta la notte fino all'alba i vigili del fuoco insieme a protezione civile, operatori del comune e volontari per liberare strade, scantinati, garage invasi dall'acqua e dai detriti a Cortina d'Ampezzo. Dopo la colata di fango che domenica aveva costretto a chiudere un tratto della statale Alemagna ad Acquabona alle porte della cittadina bellunese, anche ieri il maltempo ha flagellato la Perla delle Dolomiti.
Dalle 19 su Cortina si è abbattuta una bomba d'acqua. La forte pioggia si è presto trasformata in una violenta grandinata. La precipitazione è durata meno di un'ora, ma con un'intensità elevata. Oltre una cinquantina gli interventi di soccorso da parte dei pompieri. Tra le località più colpite, Maion, Ciandieries, Pierosà, Via del Castello. Dai prati sui pendii, un vero e proprio torrente d'acqua si è riversato sulla ciclabile e poi sulle strade, allagando rimesse, cantine e androni di diversi condomini e i foyer degli hotel Alexander Hall e Bellevue. In zona Verocai un rio è esondato, Via del Castello è stata vietata al traffico per liberarla da fango e sassi, in molti appartamenti è saltata la corrente a causa dell'acqua che arrivava all'altezza del quadro elettrico. Oggi fortunatamente è tornato a splendere il sole, ma si contano i danni. Intanto ammontano a decine di milioni di euro quelli provocati nel Veronese dal nubifragio di domenica. Circa 500 gli alberi sradicati dalla furia del vento, divelto il pinnacolo della chiesa di San Zeno in Monte, ha sfondato la volta sfiorando il parroco che stava celebrando messa, devastati i vigneti della Valpolicella, a 15 giorni dalla vendemmia si temono pesanti ripercussioni per il pregiato amarone. Torniamo in città, dove continuano i controlli della polizia relativi al traffico di sostanze stupefacenti. Intorno alla mezzanotte di ieri, due pattuglie della sezione volanti, nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell'attività di spaccio in zona Arcella, hanno avvistato sul percorso pedonale con sbocco in via Moretto da Brescia un gruppo di persone sospette che alla vista delle volanti si sono date immediatamente alla fuga. Gli agenti sono riusciti però a bloccare un 24enne originario della provincia di Bari, trovato in possesso di tre involucri contenenti 3,45 grammi di hashish e due banconote da 10 euro. Quattro ore dopo, un'altra pattuglia della sezione volanti è dovuta invece intervenire in via Alfieri su notifica di alcuni residenti che segnalavano la presenza di un uomo che continuava a suonare insistentemente ai campanelli del loro condominio. Gli agenti giunti sul posto hanno immediatamente individuato l'uomo, palesemente ubriaco, sul retro del condominio, accovacciato dietro delle piante. Il trentenne è stato dunque accompagnato in questura e sanzionato. E anche per questa edizione è tutto, vi lascio ora ai prossimi programmi di Caffè TV 24 e vi auguro una buona visione. We'll be right back.